Eccoci qua, buonasera. Su Liberi Oltre, di nuovo con me l'amico Pierluca Antoni che mi dà una mano nell'elaborazione, nella conduzione di queste puntate che stiamo facendo un pochino per renderci conto il mondo europeo, non soltanto europeo, all'interno del quale ci muoviamo. Oggi abbiamo tre graditissimi ospiti. Parto dall'onorevole Lia Quartapelle, grazie Lia di essere qui. Grazie a voi. Alessandro Aires e Fabio Turco. Adesso Pierluca ci racconterà un pochino brevissimamente un'introduzione dei nostri ospiti. Siamo qui per parlare di un argomento che è tanto importante quanto strettamente legato all'attualità, perché tutti quanti avete seguito il dibattito che c'è stato in queste ultime settimane sulla rule of law che riguarda Ungheria e Polonia. Noi oggi parleremo soprattutto di Polonia, prendo un focus su quello che succede da qualche anno a questa parte in Polonia, dei suoi rapporti con le istituzioni europee e credo che riusciremo anche a fare una brevissima incursione su alcuni dei link che ci sono fra Polonia e un paese confinante che rappresenta, secondo me, un problema all'interno dello scacchiere geopolitico del nostro continente, che è quello della Bielorussia, perché abbiamo anche previsto di dire due parole o magari qualcuno in più anche su quella situazione lì. Pierluca, a te la parola. Grazie Costantino, innanzitutto per darmi la possibilità di fare questi incontri che ritengo molto importanti perché purtroppo la Polonia in Italia è percepita in una maniera un po' strana, un po' diciamo irreale, non corrispondente alla realtà. L'immagine che gli italiani hanno della Polonia non è corrispondente alla realtà. Quindi oggi magari cercheremo di dare una visione più attuale, più reale di questo paese che io amo moltissimo e che ho visitato durante il mio Erasmus, in cui sono stato in Erasmus. Ci sono anche Fabio Turco con noi, che è Fabio Turco, un giornalista, lavora a Varsavia, vive a Varsavia e scrive per Centrum Report, che ha anche fondato, che è un collettivo giornalistico. Ciao Fabio. Ciao, salve a tutti, buonasera, grazie dell'invito a Liberi Oltre. È un piacere essere qui a parlare di Polonia, è sempre un piacere per quanto i temi che affronteremo oggi, magari ecco, non sono proprio i più, come Leggeri. dire, leggeri, ecco. Aires, che è professore di lingua polacca, se non sbaglio, all'Università di Torino, giusto? Sì, esatto, buonasera, buonasera Pierluca, anch'io come Fabio ringrazio per l'invito e anche per me ovviamente è un piacere grande poter parlare di Polonia. Perfetto, io inizierei da Fabio Turco con una cronaca di quello che sta succedendo in Polonia. Quindi qual è la situazione attuale, che cosa succede nel paese, la questione dell'aborto, la questione del Tribunale Costituzionale, se vuoi darci insomma un quadro un po' d'insieme per i. Beh, sì, diciamo che siamo entrati in una nuova fase politica a partire dal 22 di ottobre, il giorno in cui il Tribunale Costituzionale ha emesso la sentenza sull'aborto, una sentenza molto, molto discussa in quanto giudica incostituzionale la legge sull'aborto che prevede la possibilità di interrompere la gravidanza in caso di grave malformazione del feto. Da quella data, il collettivo Strike Cobiet, un collettivo nato nel 2016, già in occasione di già qualche anno fa, diciamo, era stata paventata la minaccia di poter mettere mano da parte del Parlamento sulla legge sull'aborto. Questo collettivo è nato e sta portando avanti delle forti proteste. Nella prima settimana, su base quotidiana, adesso diciamo ce ne sono più o meno una alla settimana, molto, molto, sono molto, molto partecipate. L'ultima è stata giusto qualche giorno fa. E questo, diciamo, è il primo tema. L'altro tema, sicuramente molto importante, è quello della la questione del veto. Il veto che era stato paventato dalla Polonia e l'Ungheria sul bilancio UE 2021-2027. Si è giunti a un compromesso giusto qualche giorno fa, alla vigilia del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre, è anche in questo caso diciamo, un compromesso che presenta molte luci ed ombre. Quello che la Polonia e l'Ungheria sostenevano, diciamo, le motivazioni per cui avevano avanzato il veto sul bilancio, era che questo doveva essere vincolato
al rispetto dello Stato di diritto. Ricordiamo che al bilancio UE si lega anche il recovery fund, quindi particolarmente importante un po' per tutti noi, anche per l'Italia. Ecco, poi questo è venuto a cadere, anche qui diciamo, si parla di vittoria di Pirro da parte dell'Unione Europea. Internamente alla Polonia c'è chi è contento. Insomma, questa situazione che era diventata particolarmente scomoda sia stata superata. Nella maggioranza, diciamo, ci sono dei mugugni. Bisogna sottolineare che qui in Polonia la situazione politica non è molto stabile, nel senso che c'è una maggioranza di governo, sì, che ha vinto le elezioni con una larga maggioranza nel 2019. Questa maggioranza è formata, diciamo, da Diritto e Giustizia, il partito di Jarosław Kaczynski, il partito insomma, che ha più seggi in Parlamento, e poi ci sono altri due partiti più piccoli, Porozumienie, Accordo, di Jarosław Gowin, e Solidarna Polska, Polonia Solidale, del ministro della giustizia Zbigniew Ziobro. Ziobro rappresenta un po' l'ala più oltranzista della coalizione ed è quello che ha propugnato le riforme più radicali in questi anni. C'è una lotta intestina all'interno del governo tra la sua fazione e quella del premier Mateusz Morawiecki, che è visto un po' come l'ala più moderata. Il fatto che Morawiecki abbia in qualche modo ceduto agli occhi di Ziobro al compromesso, diciamo, viene visto un po' come un errore politico. Ed è questo un po' che cui si sta parlando in questi giorni, oltre anche al fatto dell'acquisizione da parte del principale gruppo energetico a partecipazione statale, Orlen, di Polska Press, un gruppo editoriale che precedentemente era in mani tedesche, che comprende 120 quotidiani locali, altri settimanali e centinaia di siti web, tra cui il popolare Nasce Miasto. In totale dovrebbe trattarsi di un bacino di 17 milioni e mezzo di lettori. Questo intervento, questa acquisizione va un po' a configurarsi nell'ambito della cosiddetta ripolonizzazione dei media, che era stata già teorizzata e anticipata in passato, auspicata diciamo dai vertici di Diritto e Giustizia nei mesi scorsi, che prevederebbe l'acquisizione di quegli organi di informazione che attualmente sono in mano a capitale straniero per riportarli invece in Polonia. Ecco, questi sono diciamo i temi di cui si parla di più, poi ovviamente ce ne sono altri, insomma, penso che poi nel corso del dibattito insomma ne approfondiremo. Io per introdurre il primo tema vorrei mostrarvi la maglietta che ho deciso di mettermi oggi, che è questa qui con la scritta Costituzione. Chi segue un po' gli affari polacchi la riconoscerà, perché c'è la coerenza che la porta praticamente ogni giorno. E diciamo che è un logo, quello di Costituzione, che è nato nel corso delle proteste sullo Stato di diritto, sul rispetto dello Stato di diritto in Polonia negli scorsi anni, nel 2017. Quindi io volevo chiedere, magari poi passo la parola a Costantino, non so chi vorrà rispondere, qual è la situazione sullo Stato di diritto, cioè perché c'è un problema di Stato di diritto in Polonia? Non so se vuole rispondere lì a Portapelle. La situazione sullo Stato di diritto in Polonia è una situazione che preoccupa e che sta facendo incorrere il paese nella procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, nel senso che ci sono una serie di violazioni sullo Stato di diritto, in particolare rispetto al settore giudiziario, in particolare mi riferisco alla norma che ha prepensionato i giudici, stabilendo tra l'altro una differenza tra donne e uomini, il pensionamento degli uomini a 65 anni, il pensionamento delle donne a 60 anni, che nasconde dietro un intento nobile, quello di uniformare l'età dei magistrati rispetto all'età pensionabile di altri lavoratori, nasconde in realtà una serie di giochi politici volti a influenzare in particolare la composizione della Corte Costituzionale polacca e più in generale il corpo elettorale dei magistrati. Pensionando i magistrati più anziani, si pensionano anche dei magistrati che hanno
fatto la loro carriera negli ultimi 30 anni, cioè negli anni chiave della democratizzazione della transizione polacca, e li si sostituisce con magistrati più giovani e più legati a questa fase politica, quindi una fase politica più retriva, più reazionaria, più legata direttamente al potere politico. E quindi in particolare c'è questa preoccupazione su appunto, diciamo, la politicizzazione di alcune decisioni che riguardano la magistratura, da un lato, e dall'altro lato più in generale rispetto alla questione dei diritti intesi in senso ampio, nel senso che in Polonia si sta vivendo non solo rispetto alla vicenda relativa alle campagne per la legalizzazione dell'aborto, ma si sta vivendo una fase molto reazionaria del dibattito, e si sta vivendo una compressione di quei diritti che invece sono dei diritti garantiti dai trattati dell'Unione Europea. E quindi la Polonia in questo momento si trova sotto procedura articolo 7, quindi con un rischio reale di comunque essere sanzionata proprio sul tema dei diritti e dello stato di diritto all'interno dell'Unione Europea, mettendosi sullo stesso piano dell'Ungheria, che era sostanzialmente un unicum legato più alla figura di Orban. Qui invece c'è proprio una valutazione più complessiva, non solo di Kaczynski, ma proprio del sistema di potere intorno al PiS. Ecco, infatti io rimarrei, se siete d'accordo, intanto su due temi, che uno è quello appunto... Sistema di potere e sistema di valori, scusate, perché... Certo, certo. Dicevi lì, nomina dei giudici della Corte Costituzionale, che chiaramente è nomina politica, evidentemente, giusto? Sì, quindi esattamente. Questo è un tema. L'altro tema è quello del ruolo delle opposizioni, se quanto sono forti le opposizioni e quanta possibilità hanno di esprimersi, e il ruolo della stampa. Sì. Vogliamo dire qualcosa su quello? Non so chi vuole rispondere. Ma magari chi parla polacco può raccontare... magari, esatto, sì. Sì, allora, il tema della stampa e dell'opposizione. Dunque, è una cosa a cui faceva già sostanzialmente riferimento prima Fabio, che è una delle grandi tematiche che stiamo affrontando in questi giorni in Polonia, che è quello appunto dell'acquisizione da parte del gruppo Orlen, no? Di varie riviste, riviste locali, insomma, siti, no? Che è apparentemente un problema di mercato sostanzialmente, o comunque si potrebbe trattare semplicemente come un problema di mercato, e che però nasconde, diciamo, dietro a questa facciata di un semplice e banale problema di mercato, tutta una serie di relazioni e di equilibri politici ed affari. E fondamentalmente perché quello che è stato acquistato sostanzialmente da Orlen, che ha acquistato, appunto, ha annunciato il 7 dicembre l'acquisto del gruppo Polska Press da una società tedesca, peraltro, è appunto quello di riportare sotto controllo nazionale quelli che sono i principali mezzi di informazione di proprietà straniera, in particolare un acquisto che porta dai 20 a 24 giornali regionali polacchi, se non sbaglio quasi 120 settimanali locali e 500 siti web. Ora, ripeto, data magari il relativo peso di queste testate, si potrebbe credere che l'acquisizione sia relativamente importante. In realtà va tenuto conto che proprio il PiS ha il suo bacino d'utenza, quindi il suo bacino elettorale, principalmente in zone, diciamo, più povere o comunque provinciali della Polonia, laddove questi giornali, questi settimanali, questi siti web hanno particolare riscontro. Quindi molti analisti hanno immediatamente, diciamo così, messo in relazione questa acquisizione con quella della politica interna, e quindi fatto osservare come questa acquisizione possa ulteriormente in qualche modo sbilanciare quella che è l'attitudine della comunicazione interna al paese. Una comunicazione interna al paese che, come chissà chi ci vive, è già fortemente sbilanciata, quantomeno per quanto riguarda i media televisivi, laddove la TV Polska sostanzialmente è, adesso non vorrei utilizzare un verbo troppo forte, però lo faccio perché tanto ho poche persone qui far riferimento, e lo posso dire, è sostanzialmente asservita a quelle che sono le tentazioni e quelle che sono, insomma, le indicazioni di potere del PiS.
Quindi già abbiamo un quadro rispetto ai media televisivi piuttosto sbilanciati. Ovviamente questo passaggio di proprietà alla Orlen fa preoccupare e molto coloro che, tutti gli analisti e anche tutti quelli che hanno, diciamo, delle idee un po' più aperte riguardo. Se posso interromperti un momento, per far rendere conto chi ci ascolta della situazione di, diciamo, pigianeria di TV Polska, la diretta delle elezioni presidenziali, appena finito appena insomma chiusi i seggi, già TV Polska ha vinto Andrzej Duda, che sarebbe l'attuale presidente della Repubblica del PiS, ben prima che ci fosse lo scrutinio delle schede, con una situazione che poi è finita 49-51, quindi assolutamente incerta. Quindi questo sì. Questo assolutamente, e peraltro ci sono ovviamente episodi anche molto più recenti, mi riferisco ad esempio alla questione dell'Ogólny Strajk Kobiet, quindi dello sciopero delle donne o in realtà di tutta la società polacca contro appunto la questione dell'aborto, laddove TV Polska ha mandato in onda delle trasmissioni o dei talk show, chiamiamoli così, assolutamente sbilanciati, per non dire assolutamente schierati, in cui sostanzialmente le richieste dei manifestanti venivano passate completamente sotto silenzio, sotto traccia, laddove invece quelle che erano le loro relative, chiamiamole così, violenze, che si sono limitate fondamentalmente poi a qualche scritta o qualche atto manifestativo fuori dalle chiese, venivano assolutamente enfatizzate come atti di violenza, insomma, molto molto grave. E quindi davvero, per chi guarda la televisione polacca, rispetto a certi avvenimenti è assolutamente, diciamo, dura farsi un quadro oggettivo della realtà circostante, sostanzialmente. E a questo appunto si è aggiunta questo recente passaggio di proprietà alla Orlen di questi media appunto locali regionali, che certamente fanno preoccupare quelli che vogliono essere appunto degli osservatori indipendenti delle notizie che giungono appunto dalla Polonia. Sì, poi sempre per rimanere nell'ambito della informazione pubblica polacca, va detto anche che il gruppo, diciamo, di TVP, quindi la televisione pubblica polacca, detiene anche Belsat, che è un canale che trasmette in lingua bielorussa. Beh. E trasmette in Bielorussia, appunto. E quindi volevo chiedere a Fabio Turco magari di spiegarci un po' qual è il ruolo, diciamo, geopolitico della Polonia anche attraverso Belsat. Allora, sì, Belsat è una TV che ha sede qui a Varsavia, nel palazzo, uno dei palazzi di TVP, in centro. È nata, se non sbaglio, nel 2007, quindi insomma è già qualche anno che lavora, e si rivolge al pubblico bielorusso, costituendo una vera e propria TV di opposizione a quella del regime di Lukashenko. Senza dubbio, insomma, la sua importanza è aumentata, ha avuto grande visibilità in questi mesi, dopo le elezioni del 9 agosto. Io ho avuto anche la fortuna di poter visitare la sede di Bielsat qualche mese fa. È sicuramente un posto di lavoro molto particolare. Cioè, si parla polacco, ma non è la lingua ufficiale, almeno nei due piani che sono destinati a loro. E diciamo che svolge questo lavoro di opposizione, che un po' riflette anche la posizione della Polonia sulla questione bielorussa. Diciamo che la Polonia ha evitato di porsi in maniera frontale nei confronti di Lukashenko, nonostante lui all'indomani delle elezioni, dello scoppio delle proteste, avesse additato la Polonia, così come la Repubblica Ceca e il Regno Unito, di essere un po' i fomentatori delle proteste. Però comunque fornito fin da subito, insomma, a Varsavia una sponda, insomma, per l'opposizione, per fare da megafono a chi a Lukashenko si oppone, ha fornito, diciamo, rifugio. Ci sono delle associazioni che sono sorte in questi mesi qui a Varsavia per i rifugiati politici. Da loro la possibilità di venire qui in Polonia, continuare a lavorare o trovare un nuovo lavoro, e quindi diciamo che ovviamente si pone in contrapposizione alla Bielorussia, non lo fa in una maniera, come dire,
come dicevo prima, frontale, però ecco, fornisce la logistica e il supporto a chi a Lukashenko si oppone. Oh, direi che questo è un punto a favore comunque. Tornando un attimo al discorso relativo alla violazione o alla presunta violazione di diritti, si faceva cenno all'aborto, ne abbiamo parlato, si faceva cenno anche ai diritti delle persone LGBT. Lì che cosa si avverte su questo fronte? Beh, il tema LGBT è diventato un tema politico molto forte a partire dall'anno scorso, diciamo più o meno in prossimità della campagna elettorale e delle elezioni parlamentari del 2019. La Polonia è un paese molto cattolico, o almeno diciamo, c'è una gran larga parte del paese che lo è ed è ancorata diciamo, a una visione della vita molto conservatrice. Diritto e Giustizia è un partito conservatore, legato a doppio filo con la Chiesa Cattolica Polacca, e diciamo che uno dei principi carne a cui si fonda, se posso chiamarla così, la filosofia di Kaczynski di Diritto e Giustizia è quella che vede la famiglia al centro della società, la famiglia composta dall'uomo e la donna. Le persone LGBT, la comunità LGBT viene perseguitata, possiamo usare questo termine, sicuramente dal punto di vista verbale, da parte dei più alti vertici dello Stato, lo ha fatto Kaczynski nella campagna elettorale del 2019, lo ha fatto Andrzej Duda durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2020, di quest'estate. Si sono rivolti verso questa comunità in toni molto aspri, parlando chiaramente di ideologia, quindi riferendosi a loro come una ideologia e non come a delle persone. Tutto questo che viene fatto ovviamente per delle finalità politiche, per un tornaconto politico, poi si riflette nei fatti, perché a chi quando ci si ritrova a parlare di queste tematiche con le persone si dice sì, ma in Polonia lo Stato non perseguita gli omosessuali, non c'è la prigione, ma che cosa vuol dire? Quando si alimenta un dibattito di questo tipo, quando le più alte cariche politiche si rivolgono alle persone in questo modo, c'è tutto un mondo intorno che poi si nutre di questa comunicazione, e quindi le persecuzioni, diciamo, gli atti di ostilità da parte della società civile verso le persone LGBT diventano atti reali, diventano realtà. Sempre l'anno scorso, proprio poco dopo l'intervento di Kaczynski, durante il Pride di Białystok, il Pride è stato attaccato fisicamente dagli hooligans e dai nazionalisti. Il clima di tensione, insomma, è sempre cresciuto, ci sono anche in questi mesi ci sono episodi di violenza che vengono riportati e non è un bel clima, ecco. Ok, direi che abbiamo insomma descritto, poi se Pierluca vuole aggiungere qualcosa, abbastanza bene la situazione. Mi interessava fare questo cappello in modo che toccassimo 3-4 temi e descrivessimo qual è la situazione. Ora, se voi siete d'accordo, tornerei un attimo sulla procedura di infrazione. Quindi chiamiamo in causa l'Europa, vediamo come sta reagendo l'Europa con questo membro della UE, diciamo così, un po' discolo, un po' fuori dai parametri che all'epoca vennero utilizzati per ammetterne l'ingresso. E se vogliamo parlare un attimo della procedura per poi arrivare al compromesso, io sono d'accordo sul termine utilizzato prima da Fabio, quello raggiunto alla Merkel a me sembra un compromesso, ovvero c'è una costruzione molto grande, molto importante, data anche la congiuntura storica che stiamo vivendo, alla quale non si può rinunciare evidentemente, e piuttosto che spostare ancora le in avanti e rendere più aspro il confronto, si cerca un compromesso de minimis
che poi faccia sì che almeno si avvii la costruzione di quello che stiamo vedendo, per poi riaffrontare in modo più duro la questione quando sarà, i tempi saranno migliori. Almeno questa è la mia sensazione rispetto a quello che sono stati i colloqui di qualche giorno fa fra Polonia, autorità polacche e fondamentalmente la Merkel. Quindi, stato della procedura e poi che cosa prevede questo compromesso? Io? Chi vuole, se vuole parlare Lia, che ho visto si avvicinava forse al microfono, non lo so. No, ma va bene Fabio, poi magari io faccio un commento più politico sulla questione, perché al netto dei passaggi che sono noti, però sono anche politici, c'è tutto un aspetto politico importante. Perfetto, perfetto, perfetto. Vai. Condivido la visione di Costantino. Sì, è stata l'impressione che insomma questo compromesso sia stato raggiunto per... come dire, in questo momento mettere in freezer una questione che stava bloccando una questione molto importante e stringente per gran parte dei paesi, che è quella del recovery fund. Viene percepita come una vittoria di Pirro dall'Unione Europea, o almeno così ho avuto modo di leggere, e forse in parte condivisibile, però forse su questo poi magari l'onorevole Quartapella, insomma, sarà più, potrà entrare più nel dettaglio. Perché in un certo qual modo permette ai governi, al governo di Morawiecki e al governo di Orban, al governo ungherese, un po' di rimandare la discussione, permette quindi di non affrontare immediatamente il problema, innanzitutto perché vengono inserite queste, viene inserito insomma questo, devono essere delineate le linee guida che poi porteranno all'applicazione di questo meccanismo. Poi perché viene fornita la possibilità ai paesi, diciamo, ai quali viene notificata l'infrazione, innanzitutto di poter intervenire, quindi di correggere in corso d'opera eventuali comportamenti non ritenuti idonei, e poi di appellarsi alla Corte di Giustizia Europea, un meccanismo che comunque allunga di molto i tempi di risoluzione. E quindi, diciamo che, parlando in termini di realpolitik, il governo di Orban ha ancora un mandato di 2 anni, quindi tra 2 anni ci saranno le elezioni in Ungheria. Le prossime elezioni parlamentari in Polonia saranno nel 2023. Diciamo che le tempistiche di cui si parla sono appunto proprio sui 2-3 anni, quindi c'è il forte rischio che chi è attualmente in carica in questi due paesi poi non debba veramente fare fronte a questo... a questo problema, potrebbe lasciarlo insomma a chi gli succederà. Faccio una breve incursione, dato che mi occupo di linguaggio e volevo qui accentuare una cosa. Il giorno dopo al raggiungimento di questo compromesso, o forse la sera stessa, Morawiecki ha scritto su Facebook un pensiero che sostanzialmente mi trova d'accordo, nel senso che lui fa passare questo compromesso come una vittoria polacca. Vi leggo in traduzione quello che dice Morawiecki, così magari se volete ne discutiamo. E lui dice: l'accordo che abbiamo raggiunto rappresenta una doppia vittoria, il budget dell'Unione è stato approvato e la Polonia ne ricaverà 770 miliardi di suoti, e sono soldi sicuri perché il meccanismo di condizionalità è stato fissato con criteri molto precisi. Le conclusioni cui si è giunti oggi bloccano la possibilità di modificare questi principi in futuro a danno della Polonia. La Commissione europea sarà costretta ad utilizzare criteri strettamente corrispondenti alle conclusioni del Consiglio, e con le decisioni cui siamo giunti oggi non abbiamo rinunciato a nessuna delle richieste che abbiamo negoziato qualche giorno fa con l'Ungheria e con la presidenza tedesca. Ora, ovviamente Morawiecki stressa la sua posizione facendosi passare in patria come colui che ha raggiunto un compromesso molto vantaggioso. Però effettivamente da queste parti mi sembra invece che, ovvero in Italia e in generale nell'Europa più occidentale, questo compromesso sia stato un po' troppo facilmente bollato come una vittoria complessivamente. Voi per il fatto che si sono portati a casa queste centinaia di miliardi che certamente aiuteranno noi ed altri paesi nel periodo di difficoltà che viviamo.
Se però io dovessi, insomma, scegliere una delle due opzioni, sarei forse più vicino alla vittoria cantata da Morawiecki che non a quella dei media nostrani, perché davvero sembra, per le ragioni che ha descritto Fabio in questo momento, peraltro, no? Mi sembra che, insomma, ci sia poco di cui essere contenti, perché lo Stato di diritto comunque non è che abbia fatto un passo in avanti con questo compromesso, perché proprio per le ragioni che raccontava Fabio prima, tutte le questioni che sono aperte in questo momento lo resteranno, avremo nuovamente dei problemi come già ci sono in Polonia e in Ungheria, e che non saranno e non potranno essere risolti più grazie all'intervento dell'Unione Europea, che invece nei mesi precedenti, ad esempio sulla questione LGBT di cui parlavamo prima, un paio di cose attraverso la von der Leyen le aveva dette, con anche un certo riscontro, perché appunto in Polonia, no, si erano anche avute delle conseguenze piuttosto preoccupanti, ad esempio in casa di quei cinque paesi o di quelle cinque località che si erano autodefinite LGBT free zones, si era attivato un dibattito circa l'effettiva così possibilità e così l'effettivo interesse di autodefinirsi in questo modo, se poi invece l'Unione Europea doveva avere un atteggiamento di chiusura di un certo tipo. Quindi io, se dovesse scegliere, insomma, una delle due definizioni, ecco, certo l'ISPI ha titolato Vittoria di Pirro, ho letto persino un articolo addirittura interessante di Soros in proposito, in cui certo viene fuori tutta la sua, come dire, il suo astio verso alcuni rappresentanti dell'Unione, però in certi, su certo ragionamento lo seguo, secondo me ha anche ragione ad essere molto preoccupato per questo che si vuole chiamare compromesso, ma che in realtà è un compromesso bilanciato molto a favore di Polonia e Ungheria. Condivido una domanda che mi viene al volo, ma proprio brevissima, che merita veramente una risposta istantanea. C'è mai stata la sensazione che l'Europa potesse scegliere per quello che si era detto, ovvero UE a 25 invece che 27? In Polonia si è mai avvertita questa eventualità, questo pericolo? Lascio parlare Fabio, poi dico magari la mia. Ma diciamo che per qualche settimana era un po' come camminare nell'ignoto. Quindi si sono fatte le ipotesi più disparate. Una delle idee che sono state forse più interessanti, che sono state avanzate nell'ultima settimana prima del raggiungimento del compromesso, è stata quella di fare in modo che le città, qua va fatto una piccola specifica, la Polonia, diciamo, si spacca politicamente tra le grandi città che sono ad amministrazione progressista e liberale e le campagne che hanno una visione più conservatrice. Le città, diciamo, Varsavia, Cracovia, Danzica, Breslavia, tra cui, insomma, Varsavia amministrata Rafał Trzaskowski, diciamo, candidato alle scorse presidenziali, diciamo, avrebbero avuto di che perdere del mancato raggiungimento dell'accordo sul bilancio UE. Si era parlato appunto di un'Europa che in qualche modo trattasse direttamente con le amministrazioni locali per fornirgli direttamente i finanziamenti, in qualche modo bypassando il governo. Ora io non so se questo sia tecnicamente possibile, però l'ho reputato molto interessante anche proprio dal punto di vista della discussione politica. Se si potesse parlare di una di un mancato accordo, quindi di un'Europa 25, direi di no. A un certo punto, insomma, un accordo si sarebbe giunti, ma a quale costo politico, ecco, questo non era dato saperlo, e anche adesso, insomma, farlo a posteriori diventa un po' difficile immaginarlo. Per quanto riguarda i fondi dell'Unione, vorrei deviare brevemente, tornando un momento sulla questione LGBT, per dire che in Polonia negli scorsi mesi, negli scorsi anni, ci sono state diverse città che si sono definite, come diceva prima Alessandro Aires, strefe volne od ideologie LGBT, cioè zone libere dalla ideologia LGBT. Che significa questo? Significa che in quelle zone non è che le persone LGBT, cioè gay, omosessuali, bisessuali, transgender, non possono vivere, non possono prendere casa, ma quei comuni si dichiarano, diciamo, contrari all'ideologia, che è una cosa estremamente aleatoria, estremamente poco pratica, che però ha un effetto reale sulla vita delle persone, che le fa ovviamente sentire non ben accolte.
per queste, dopo queste deliberazioni da parte di comuni, regioni e province, diciamo, in termini italiani, l'Unione Europea ha negato fondi strutturali, per esempio l'accesso a fondi strutturali per questi comuni, alcune città gemellate hanno ritirato il gemellaggio, per esempio, quindi ecco, c'è in realtà un qualche tipo di apporto da parte dell'Europa. Infatti io vorrei sottolineare una cosa, capisco insomma che il commento che facevano sia Fabio Turco che Alessandro Aires sul risultato del compromesso della settimana scorsa. È anche vero insomma che ogni compromesso viene presentato nelle capitali come una vittoria di chi lo ha negoziato, quindi non sottovaluterei il fatto che questo è stato un compromesso negoziato dalla presidenza tedesca, che ha cambiato rispetto, pensate anche solo a 5, 6, 7 anni fa, c'era sempre Angela Merkel, ma lei sta cambiando atteggiamento nei confronti della Polonia, dell'Ungheria, dell'Est, e lo fa in modo merkeliano, quindi in modo lento ma consistente nel corso del tempo. Quindi non sottovaluterei questo elemento. Non sottovaluterei un altro elemento che è emerso nel corso della discussione, e cioè che è vero, l'Unione Europea può essere bloccata dal veto, ma Polonia e Ungheria senza le risorse europee fanno fatica. E anche questo è emerso anche dalla dichiarazione di Morawiecki che leggeva prima Alessandro Aires. Vorrei però dire una cosa, e secondo me questo è il punto su cui riflettere più in senso generale. Se noi pensiamo che la transizione delle istituzioni polacche e ungheresi e anche dell'est Europa avvenga solo a suono di bastone, non abbiamo capito. Cioè, e dobbiamo anche metterci, cioè noi siamo italiani, siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Per anni i governi, in particolare i governi di centrosinistra, si sono fatti scudo del ce lo chiede l'Europa per fare delle cose che non si riusciva a fare, non si voleva fare, non si aveva la volontà politica di fare. E questo ha fatto sì che uno dei paesi con il più alto tasso di europeismo dell'Europa a 6, a 12 e a 28, oggi sia il ventre molle dell'Europa e il ventre molle dell'europeismo in Europa. Cioè noi siamo sempre un paese che ogni volta rischia di cadere di là, e c'è la pandemia e rischiamo di cadere vittima dei cinesi, e c'è la possibilità di prendersi i soldi dalla Russia e ci sono partiti che vanno a chiedere i soldi alla Russia. Quindi siamo questo paese qui, solo sul fatto di ce lo chiede l'Europa. Pensate a quanto può essere controproducente avere degli stati membri che non hanno fatto una transizione compiuta ai valori europei, che non hanno assimilato e anche rimodellato quelle idee, quei valori, quel senso dello Stato di diritto nel loro stesso ordinamento, dandoci, diciamo, uno Stato di diritto dal volto polacco, uno Stato di diritto e dei diritti civili dal volto ungherese, ma se li sono sentiti imposti. Ecco, pensate qual è il risultato? Il risultato è quello che vediamo e non è che continuare col bastone sia la ricetta migliore. Lo dico perché tante volte, insomma, noi guardiamo da fuori e diciamo è intollerabile. Certo che è intollerabile, e lo dico avendo fatto anch'io stessa degli errori, delle dichiarazioni sbagliate qualche mese fa dicendo ma noi gli diamo i soldi. Però non, cioè, diciamo, la transizione, la socializzazione di queste cittadinanze alla dimensione europea è più complessa di così. E secondo me, vabbè, io sono Merkel sessuale, ma secondo me l'atteggiamento di Angela Merkel, che è un atteggiamento fermo ma graduale, è un atteggiamento che dobbiamo comunque rispettare, se non sposarlo, però dobbiamo rispettarlo perché il rischio è un'implosione. Con poi degli effetti devastanti, perché poi il veto questi paesi ce l'hanno su tutto. Pensate anche solo al tema della politica estera. Va bene, adesso ha vinto Biden, ci siamo messi in cassaforte per tanti temi, ma se ci fosse Trump ancora, sarebbero i primi paesi che fanno saltare qualsiasi decisione di politica estera all'interno dell'Unione Europea. Pensate al tema del clima, pensate ai grandi obiettivi che l'Unione Europea vuole raggiungere se c'è qualcuno che mette il veto, cioè blocchiamo tutto.
Posso dire io una cosa su questa osservazione? Sì. Allora, secondo me, io sono relativamente d'accordo, nel senso che capisco molto bene, anzi, non sono Merkel sessuale, però comunque capisco molto bene gli intendimenti della Merkel e su certe cose sono anche d'accordo. Però, secondo me, la descrizione che faceva Lia è una descrizione che andrebbe pesata e in qualche modo cucita attorno alla Polonia di Kaczynski e del PiS, perché la Polonia in realtà è un paese profondamente europeo, con delle idee molto europee, tant'è che quando ci fu il referendum di adesione all'Europa, la Polonia, il sì, vinse con, adesso non ricordo le percentuali, ma siamo intorno a quelle famose percentuali definite bulgare, grosso modo. E tuttora quelle che descriveva Fabio come le grandi città e la società civile polacca, eccetera, eccetera, è comunque con dei valori profondamente europei, una società assolutamente pronta per l'Europa, anzi, all'interno della quale l'Europa non dico che potrebbe trovare un modello, ma certamente potrebbe trovare una ragione di scambievolezza. Quello che invece si contesta oggi e per cui siamo preoccupati noi e insomma sono le idee del PiS che non sono certamente quelle europee, perché appunto anzi l'Europa ha modo di insomma di così di bastonare, se non mettere appunto sotto insomma sotto osservazione alcune delle decisioni del PiS, che sono però appunto relative al governo di adesso. E quindi sostanzialmente il problema è che il compromesso che si è raggiunto è che si è raggiunto con la Polonia del PiS, che è una Polonia che effettivamente è più lontana insomma dalla Polonia della società civile rispetto appunto a quelli che sono i valori europei. Allora la domanda è, come diceva giustamente Lia, quella del se la politica del bastone può non essere utile per la Polonia, bisogna vedere quanto la politica del bastone possa essere invece utile per la Polonia del PiS. Questo forse è la questione su cui, insomma, su cui discutere. E poi è tutto il tema uguale speculare in Ungheria, dove il nemico cementa il fronte interno e non se ne esce più, perché poi il ragionamento che voi facevate era un ragionamento sui prossimi 2 anni, ma io non vedo Orban l'esperienza di Orban concludersi tra 2 anni, cioè a meno che non ci siano non è un augurio, però non ci siano delle questioni di salute legate ad Orban, quella cosa lì continuerà per tanto. E in Polonia mi sembra purtroppo che è importante che ci siano le città, diciamo il voto elettorale delle città ancora ancorato a una visione più liberale eccetera, però Tusk conta meno di poco, diciamo. E per ora non c'è una vera possibilità di alternanza. Certo, la Polonia non è l'Ungheria, è una cosa un po' diversa. Diciamo che quello che manca probabilmente di più alla Polonia in questo momento è proprio, se ne accennava prima, l'opposizione, una coordinazione all'interno dell'opposizione. Diciamo il risultato raggiunto da Trzaskowski alle ultime elezioni presidenziali, insomma, ha perso di 400.000 voti, se non ricordo male, è stato forse frutto più di un exploit che di qualcosa di programmato. Va ricordato che Trzaskowski è entrato in corsa, ha sostituito la precedente candidata, Kidawa Błońska, sempre del partito di piattaforma civica, che fino a maggio, fino a che non sono state rinviate le elezioni causa pandemia, diciamo, secondo i sondaggi, diciamo, stava ben sotto il 10%. E lo stesso Trzaskowski va evidenziato che un paio di mesi fa ha lanciato un proprio movimento, un movimento civico, se vogliamo così chiamarlo, che certamente va a configurarsi all'interno della coalizione civica, la coalizione liberale, ma che di certo insomma non lascia prefigurare una struttura da parte dell'opposizione che in qualche modo, diciamo, in questo momento sta più vivendo sulle difficoltà di diritto e giustizia che altro. Un dato interessante, ieri è uscito un sondaggio, per la prima volta dopo 6 anni, Piattaforma Civica ha agganciato diritto e giustizia, ecco, secondo l'indice di gradimento. Questo è un dato interessante, mancano ancora 3 anni alle prossime elezioni, come si diceva prima, e chiaramente poi vedremo insomma come evolverà la situazione. Va bene, c'è Lia che ci deve lasciare. Scusatemi. Sono giorni frenetici in aula e in commissione, perché sapete che c'è una legge di bilancio
da mettere a punto, da quello che ho capito. Poi magari qualche altra volta, Lia, ti vorrei qui volentieri. a parlare della mia materia, che non è la Polonia, ma sono le leggi di bilancio. Molto okay. Volentieri, allora. Bene, ciao, bene, grazie bene. Mille. Grazie, ciao, ciao. Lia, per la partecipazione. Ciao. Ok, allora, il quadro che emerge, sì, io sono molto d'accordo con tutti voi. Sinceramente sul punto sollevato da Lia Quartapelle, ovvero bastone o, come dire, bastone vestito di velluto, perché non è il caso di chiamarla carota, francamente non ho una posizione, non lo so. Noi sappiamo che la dottrina, potremmo definirla Prodi, no? Almeno quella che abbiamo vissuto in Italia, era quella dell'allargamento per far sì che certi paesi poi seguissero il loro percorso quasi autonomamente o comunque accompagnati verso principi di diritto cari all'Europa occidentale. Francamente in questo caso non so se avrebbe più effetto una politica più dura. Tendenzialmente sarebbe una politica dura, anche a costo di rischiare un allontanamento. Non fosse altro per il fatto, allontanamento temporaneo, non fosse altro per il fatto che appunto sotto il profilo economico, soprattutto la Polonia dipende tantissimo dai fondi che vengono erogati dall'Europa, tantissimo. Io più volte su questo canale ho raccontato come funzionano i fondi europei e come ci sia lo squilibrio proprio a favore dei fondi di coesione, proprio a favore di quei paesi che oggi dipendono per una discreta parte del loro prodotto interno lordo anche dagli investimenti che vengono fatti con soldi europei, occidentali, lasciatemi passare questo termine oramai improprio. Quindi francamente non lo so. Allora, circa l'evoluzione, quindi quello che succederà adesso, correggetemi intanto se ho letto una notizia sbagliata, quello che potranno fare Polonia e Ungheria sarà proporre, avere il tempo per proporre opposizione alla procedura e alla procedura incardinata anche presso la Corte Europea di Giustizia, o ricordo male o ho capito male io? Allora, diciamo innanzitutto che deve passare l'approvazione di queste linee guida deve passare attraverso una consultazione di tutti gli stati membri, quindi anche Polonia e Ungheria. E poi si prevede la possibilità di potersi appellare alla Corte di Giustizia, appunto un organo a cui appunto questi, in questo caso Polonia e Ungheria, possono fare appello. E questo, come dicevamo prima, permette a loro un po' di allungare la questione, ecco, si parla di qualche anno. Diciamo che qualora appunto uno dei due stati volesse poi rivolgersi alla Corte, si va da alcuni mesi a due, addirittura a tre anni per una decisione, che è un arco di tempo che appunto porterebbe Orbán a nuove elezioni e addirittura il governo attuale della Polonia lo traghetterebbe verso nuove elezioni. Quindi sono tempi piuttosto lunghi che fanno certamente molto preoccupare. Certo. Assolutamente. La Corte di Giustizia e che la Commissione si siano espresse in maniera abbastanza esplicita per quanto riguarda la questione dello Stato di diritto in Polonia, cioè il report del 2020 sullo Stato di diritto in Polonia della Commissione, per esempio, che evidenzia come impedire per esempio ai giudici, cioè anche questa previsione di legge in Polonia, che i giudici non possono esprimere nelle motivazioni delle sentenze opinioni contrarie a norme di legge vigenti, che è una cosa che in Italia sarebbe impensabile. Oppure l'equivalente del CSM è completamente controllato dal partito di governo. Quindi la situazione diretta sullo Stato di diritto in Polonia è estremamente critica e le istituzioni europee sono state abbastanza chiare a riguardo. Vedremo se dovessero arrivare effettivamente in Corte di Giustizia con una questione precisa, ecco. Sì, sulla cosa, io sono un europeista convinto, chi segue il canale, chi mi segue sui social lo sa bene. Devo dire che una delle poche critiche che rivolgo spesso alle istituzioni europee è quello di tendere un po', non quanto l'Italia, ma tendere un po' anche loro, forse anche per equilibri, perché comunque è una costruzione ancora in divenire, quella europea, al cosiddetto kick in the can. Spostiamo la latina ancora un po' più avanti e vediamo che cosa succede nel frattempo. Mi pare che sia abbastanza una costante sulle questioni più spinose. Dispiace che alcune questioni spinose, per fortuna non sono molte, siano interne all'Europa. Certo, magari
14 anni fa, 15 anni fa, mi pare che siano entrate nel 2004, 16 anni fa, non si immaginava l'evoluzione che avrebbe preso poi la Polonia. Poi le cose accadono e bisogna saperci porre rimedio, comunque bisogna saper contenere certe pulsioni entro certi limiti, e non sempre è facile. Però la tendenza europea, che ripeto, sottolineo, è molto meno spiccata di quella italiana, è quella di lanciare la tira un po' più avanti per vedere se le cose o si aggiustano da sole oppure si aggiustano a piccoli passi. No, sono assolutamente d'accordo. Comunque diciamo che la casa europea è comunque qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, mese dopo mese, e diciamo, la politica viaggia veloce. Diciamo che probabilmente 10 anni fa, 15 anni fa, diciamo, l'avvento dei sovranismi, insomma, magari qualcuno l'aveva ipotizzato, ma diciamo, prevederlo con questa portata con cui si è verificata in Europa, ma anche al di fuori, insomma, basta pensare, insomma, all'esperienza, insomma, di Trump negli Stati Uniti, ecco, era difficilmente ipotizzabile, e diciamo, si sono creati, insomma, dei casi che difficilmente, ecco, potevano essere messi in conto. A questo proposito vorrei un attimo fare un piccolo riferimento all'opinione, a quello che ho letto in queste settimane sull'opinione pubblica italiana, sui giornali, sui commenti, insomma, un po' gli umori, quando si parlava, insomma, di questo veto avanzato da Ungheria e Polonia. Spesso mi è capitato di leggere, ecco, ma ecco, questi paesi mandiamoli via. A parte che, appunto, è qualcosa che non è tecnicamente possibile, ma diciamo che la sola idea, ecco, di escludere degli stati membri che da un certo punto di vista indubbiamente rappresentano un problema, cercare di mettere la polvere sotto il tappeto oppure mandarli via, ecco, secondo me non è una visione europea della questione, perché chiaramente, insomma, ci sono dei momenti difficili, cioè, secondo, dal mio punto di vista, ecco, questi vanno affrontati tutti insieme e superati, e probabilmente, ecco, quello come è stata vissuta anche a livello di istituzioni europee, anche questo compromesso che è stato raggiunto, probabilmente, non lo so, ma penso vada in questa direzione. Certo, certo. Anche perché, se posso dire, a livello di esperienza mia personale, insomma, a livello di conoscenza con persone polacche, con persone, appunto, di nazionalità polacca, che sono della mia età e che quindi rappresentano chi poi in futuro farà parte della classe dirigente della Polonia, c'è un comportamento, diciamo, un'impressione molto diversa rispetto ai loro genitori, ai loro nonni, per quanto riguarda sia l'Unione Europea, sia il rispetto dei diritti civili, sia il rispetto dei diritti delle donne. Quindi dire mandiamo via la Polonia perché il partito al governo ha attua delle politiche discutibili non è assolutamente una via, diciamo, intelligente di occuparsi della questione. Peraltro, dico brevemente la mia su questo aspetto. Io, forse perché sono un inguaribile ottimista ed idealista, sono invece propendo piuttosto per un cambio politico in Polonia alle prossime elezioni. Non credo che sicuramente Trzaskowski ha fatto un gran, diciamo, un exploit, che però io penso possa essere in qualche modo confermato, non so se nella persona di Trzaskowski o di qualcun altro, durante le prossime elezioni, perché secondo me i movimenti civili e sociali in Polonia stanno crescendo molto, e anche in una logica di alternanza che comunque in Polonia si è mantenuta dall'inizio dell'era democratica. Io sono positivo nel senso di un'alternanza prossima politica in questa nazione. Quindi io me lo auguro, e non soltanto, ma prevedo un cambio al governo, se non prima, che è molto difficile, perché sappiamo che in Polonia di fatto, no, i governi non cadono politicamente prima della scadenza, però alla scadenza è molto possibile, secondo me, che si arrivi a un cambio in questo senso.
Bene. Una domanda e poi io termino con le mie domande. I rapporti con il vicino, quello ingombrante, quello russo, quello del Cremlino, quali sono, come sono percepiti? Qui lascio la parola a Fabio molto volentieri. Ma diciamo che non sono mai i rapporti con la Russia, ecco, non sono mai rose e fiori. Quello che si percepisce, che percepisco io qui ormai sono da 8 anni, è che qualcosa è mutato, nel senso che fino a qualche anno fa si parlava, era uno scontro frontale tra i due paesi. Ci sono state diverse questioni, a partire insomma dalla madre di tutte le questioni, che è quella dell'aereo del precipitato a Smolensk, quello in cui perse la vita Lech Kaczynski e altri 95 membri di quel governo. All'epoca Lech Kaczynski era il presidente della Repubblica. La Polonia, nella figura soprattutto di Jarosław Kaczynski, ha sempre avanzato delle accuse a Mosca, insomma, di aver in qualche modo ostacolato i lavori di ricostruzione di quell'incidente, ha paventato l'idea di un complotto, insomma, alle spalle del governo polacco e delle più alte istituzioni dell'epoca. Quindi per molto tempo, insomma, si è percepito questo astio proprio a pelle. Negli ultimi anni, devo dire che l'impressione è che questa tensione si sia in qualche modo smorzata, non compare più sulle prime pagine dei giornali come avveniva all'epoca. Certamente si tratta di due paesi che, insomma, che non si piacciono, per ragioni storiche, insomma, ormai secolari. Sulla questione geopolitica, poi, insomma, parlavamo prima della Bielorussia, sicuramente c'è quell'aspetto, quindi, insomma, Lukashenko che viene appoggiato da Putin, e la Polonia invece, che, come dicevamo prima, insomma, da voce all'opposizione, diventa un po' un terreno anche questo di competizione, ma non ha mai, ecco, non ha raggiunto, ecco, quei livelli di fuoco che poteva esserci, avrebbero potuto esserci, ecco, qualche anno fa. L'idea è che comunque la Russia, in un qualche modo, ovviamente non può essere considerato un paese alleato, ma ecco, questa svolta sovranista che ha avuto la Polonia nel 2015 non l'ha, come dire, vista così male, ecco, dalle parti del Cremlino, insomma, c'è stato da un loro punto di vista, ecco, probabilmente un governo filoeuropeista e liberale, ecco, sarebbe potuto essere peggio. Questo possa essere una delle ragioni per cui, ecco, le relazioni magari sono leggermente cambiate. Non so se Alessandro su questo anche... Guarda, stavo pensando proprio la stessa cosa sulla Bielorussia, nel senso che, appunto, il confronto si è un po' spostato in quell'ambito lì, ma è sempre comunque rimasto, diciamo, nell'alveo, nella cornice di un confronto tutto sommato leggero, ecco, screzzi sostanzialmente. La Polonia ovviamente in qualche modo in questo periodo fronteggia la Russia su quel terreno lì, ovvero sul terreno della Bielorussia, fornendo certamente supporto alle varie associazioni bielorusse. Addirittura, no, a Varsavia è stato dato un edificio ad un'associazione bielorussa d'opposizione molto, molto importante. Tra l'altro mi fa piacere che siamo oggi in questa diretta a sottolineare che, appunto, le donne bielorusse oggi sono state insignite del premio Sakharov, no, per la libertà, questo un riconoscimento anche molto, molto importante per loro. Quindi la Polonia di fatto ha in qualche modo spostato il territorio dello scontro sul sostegno alla causa bielorussa. Però al di là dello spostamento di alcuni contingenti NATO che erano stati preventivati e in piccola forma sono effettivamente avvenuti sul confine, ecco, dopo tutto ciò direi che comunque i rapporti con la Russia, nel momento in cui la situazione in Bielorussia permane di stallo, o quantomeno di stallo nel senso che non propende né dall'uno né dall'altro fronte, è tutto sommato tranquilla rispetto ai rapporti tra Polonia e Russia in questo momento. Si può evidenziare anche una differenza, se si ripensa invece a quanto accadde in Ucraina nel 2014. All'epoca il governo polacco invece era
mano, insomma, la piattaforma civica, quindi il governo liberale, lì il governo si espose in maniera molto più esplicita sulla questione. L'allora ministro degli esteri Sikorski si recò diverse volte a Kiev, insomma, assieme, se non ricordo male, anche al ministro degli esteri francese e britannico, tedesco. E quindi fu proprio una presa di posizione molto, molto forte, ecco. Quindi questo un po' per dare l'idea un po' dello stacco che c'è tra le due politiche di allora. Ottimo. E di oggi. Ottimo, grazie. Pierluca, vai. Una roba rapidissima sull'altro vicino invece, cioè quello ad ovest, cioè la Germania, perché come saprà chi segue le questioni polacche, l'ambasciatore di Germania in Polonia non è stato insomma accreditato dal Presidente della Repubblica per diversi mesi, quindi vorrei sapere, è stata una cosa, diciamo così, temporanea o c'è qualcosa di più profondo sotto? Beh, la vicenda dell'ambasciatore tedesco in Polonia sì, è un qualcosa di particolarmente grottesco, chiamiamolo così, perché la motivazione che è stata data per il rifiuto, insomma, dell'accettazione dell'ambasciatore è stato che era stato scoperto che uno dei nonno di questo ambasciatore era stato un gerarca nazista e per questo motivo Kaczynski in persona si era molto arrabbiato, aveva preso sulla questione molto sul personale, insomma ci sono state riportate insomma delle frasi molto dure, aveva percepito come uno schiaffo da parte di Angela Merkel, cioè come osa farmi questo, insomma era stato un problema che appunto dal piano personale poi si era spostato sul piano politico e poi dopo un paio di mesi insomma è stato risolto. È certamente emblematico, ecco, in questo caso invece dei rapporti che nel corso degli ultimi anni invece sono andati peggiorando, soprattutto da parte della Polonia nei confronti della Germania, un po' un'insofferenza, un fastidio sempre crescente, periodicamente ritorna la questione del risarcimento dei danni della Seconda Guerra Mondiale, insomma che la Polonia vorrebbe richiedere alla Germania, è un tema che una o due volte all'anno torna sempre. Ogni tanto ne parla qualcuno anche qui in Italia. Ah beh, sì. Ogni tanto, per fortuna non tutti gli anni, però ogni tanto viene fuori anche qui in Italia. E noi tra l'altro ne abbiamo anche parlato su questo canale dei risarcimenti, di che cosa avvenne con il Trattato di Londra. Comunque, vabbè, questo è un altro argomento. Sì, diciamo che poi questo viene fomentato dalla stampa nazionalista. Mi è capitato recentemente di vedere una catena di rivenditori di giornali, riviste, e c'è una rivista, un giornale che riportava tipo la Germania popolo di sterminatori, la copertina, che è qualcosa che da italiano io non mi riesco a immaginare cosa potrebbe venirne fuori se in Italia una rivista ecco, pubblicasse quella copertina. Qui diciamo che al giorno d'oggi non fa tanto scalpore, diciamo che ovviamente rappresenta la visione di una minoranza, però è entrato un po' nell'ordine delle cose, è significativo secondo me. Peraltro, intervengo brevemente, qui si riapre un po' la questione di cui parlavamo prima rispetto ai media, no? Perché insomma la Polonia faceva insistentemente notare come questa proprietà tedesca della Verlagsgruppe Passau, che era poi la società che prima deteneva tutti i giornali locali, i media di cui parlavamo precedentemente, in realtà appunto il PIS accusava spesso questo cartello insomma di informazione di remare contro, quindi di andare contro quelli che erano gli interessi della Polonia, e in questo modo quindi diciamo facendo sì che la Orlen in qualche modo si sia appropriata di queste così di queste fonti di informazione, il PIS appunto, il governo ritiene invece di aver fatto un'operazione di riequilibrio dell'informazione, perché è di aver quindi ricondotto dentro casa in realtà e quindi dentro le fonti la vera informazione sostanzialmente, quindi c'era anche questo da far notare.
una polemica che talvolta appunto il governo ha operato contro la Germania, quindi contro questo gruppo stampa, che ha anche operato contro la TVN, che è di proprietà di Discovery, proprietà americana di Discovery, quindi spesso il governo, diciamo, accusa le proprietà straniere dei mezzi di informazione di andare contro quelli che sono l'interesse del paese. E con questa operazione Orle, in qualche modo, secondo appunto quelle che sono le tendenze governative, in qualche modo si è incominciato a riequilibrare lo stato della corretta informazione. Ottimo. Io non so se Pierluca vuole aggiungere qualcosa. Io sono estremamente soddisfatto. Penso che abbiamo toccato molti temi, li abbiamo anche approfonditi, spiegando molto bene, secondo me, quello che sta succedendo e quali possono essere gli scenari, almeno di breve. Per breve intendo i prossimi 2 anni, presumibilmente. Poi vedremo effettivamente cosa succederà quando ci saranno i voti. Mi consola molto quello che diceva Alessandro, cioè il suo ottimismo, ovvero è un paese tutto sommato democratico, per cui, a differenza di quanto sta avvenendo in Ungheria, magari qualche speranza in più che ci sia un'alternanza ed una maggioranza diversa, o comunque un'opinione pubblica diversa, più formata, verso i temi europei e della condivisione di questo strano spazio in cui viviamo, e di questi principi che strani non sono affatto, ma che anzi sono fondanti, possa nascere e svilupparsi. C'è una forte percentuale della mia componente caratteriale ottimista in questo. Bene. E c'è anche una contingenza, nel senso che anche con Fabio, presumo, però siamo entrambi reduci da queste proteste di piazza molto forti in Polonia, che davvero fanno molto ben sperare per quello che è il futuro della società civile nel paese. Ottimo, davvero ottimo, ottimo, ottimo. Se Pierluca vuole aggiungere qualcosa, poi salutiamo. No, io ringrazio i nostri ospiti, sia Fabio che Alessandro, che l'onorevole Portapelle, che ci ha dovuti abbandonare. E è stata veramente anche per me una bellissima occasione di confronto. Grazie. E grazie davvero Fabio, Alessandro e anche Lia, che poi sentiremo per aver accettato il nostro invito. Grazie, a presto e arrivederci. Ciao.